scontro frontale tra due auto a Cagli, muore un 67enne e ferita una famiglia di 5 persone. Cassonetti in fiamme nella notte a Fano, forze dell'ordine al lavoro, presa al poderino una banda di 4 minorenni con passamontagna e una tanica di benzina. A Sant'Orso sanzionati 8 giovani adulti con botti illegali. Atti vandalici a Pesaro, piccoli teppisti attaccano un parco nel quartiere Vismara, distrutti arredi, telecamere di videosorveglianza e bidoni. Lavori di straordinaria manutenzione al ponte sul Metauro a Calcinelli di Colli al Metauro, dal lunedì 6 novembre, senso unico alternato, regolato da semaforo. Commemorazione dei defunti al cimitero centrale di Fano, la Santa Messa presieduta dal nuovo vescovo Andrea Andreozzi. Le nostre telecamere alla scoperta di uno dei 9 castelli del comune di Arcevia, quello di Nidastore, un luogo ricco di storia e di curiosità. Grande ritorno su Fano TV. Dopo 3 anni di assenza, da stasera parte la nuova stagione di Guarda chi c'è, prodotta dall'agenzia Zarri Comunicazione. A condurre il programma Maria Elena Del Bianco. Giovedì 2 novembre, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Cagli lungo la strada provinciale 424 per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture, una Toyota Yaris e una Dacia Duster. Il bilancio dell'incidente è di 5 persone ferite e una deceduta. Si tratta di un pensionato di 67 anni, Lorenzo Candeloro, originario di Pescara ma residente a Frontone. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere gli occupanti delle auto, mettendo in sicurezza i veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, la Yaris, guidata dal 67enne, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi contro la Duster con a bordo una famiglia di Cagli, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Attimi di paura questa mattina intorno alle 9:40 circa, quando è scattato l'allarme antincendio nel palazzo dell'Agenzia delle Entrate in via Mameli a Pesaro. Personale e pubblico in quel momento all'interno della sede si sono riversati in strada e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale per le verifiche del caso. Il palazzo è stato ispezionato per diverse ore, ma non è stato trovato nulla che potesse fare sospettare un principio d'incendio. Nella notte del 31 ottobre a Fano, in fiamme 3 diversi cassonetti della carta. Uno in via Redipuglia, uno in via Campania, entrambi nei pressi della scuola media Nuti, nel quartiere Poderino, e uno in via Frusaglia, vicino al circuito Marconi, nella zona sportiva Trave. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che intaccassero gli altri cassonetti o danneggiassero beni vicini. All'opera anche gli agenti della polizia locale di Fano, guidati dal comandante Annarita Montagna, che intorno all'1 di notte hanno intercettato al Poderino un gruppo di adolescenti con volto coperto da un passamontagna, munito di materiale incendiario e in possesso anche di taniche di benzina. Gli agenti hanno individuato 4 minorenni e l'operazione ha visto il supporto anche di una pattuglia dei carabinieri di Fano. Invece nel quartiere Sant'Orso sono stati individuati 8 soggetti tra giovani e adulti in possesso di botti e petardi di potenza superiore. Dopo essere stati identificati, a tutti sono state elevate le rispettive sanzioni per violazione al regolamento di polizia urbana. I controlli per Halloween si sono svolti grazie ad un servizio congiunto tra polizia locale, commissariato e carabinieri fino alle ore 23. Il servizio si è svolto nei presidi fissi, nei quartieri di Sant'Orso, nel centro storico nel Poderino e presidi mobili in tutti gli altri quartieri come San Lazzaro, Vallato, Bellocchi e Fano Sud.
E continuiamo sulla scia degli atti vandalici nella notte del 31 di ottobre. Ci spostiamo questa volta a Lucrezia di Cartoceto, dove sono stati danneggiati i cassonetti dei rifiuti nelle zone di Via della Repubblica, Piazza Papa Giovanni Paolo II e Largo Donizetti. Alcuni di questi contenitori sono stati rovesciati con rifiuti sparsi ovunque, mentre altri letteralmente dati a fuoco, come potete vedere da queste immagini pubblicate sul nostro gruppo Facebook Reporter di Strada by Fano TV. Il sindaco Enrico Rossi fa sapere che la polizia locale è al lavoro per trovare i responsabili di questi gesti tramite le immagini delle videocamere installate lungo il quartiere, che pare abbiano già individuato il gruppetto di ragazzi. Proseguono dunque le indagini. Ancora atti vandalici, andiamo a Pesaro, dove dei giovani teppisti hanno distrutto arredi e bidoni in un parco del quartiere di Vismare. Il servizio è di Marco Lonigro. Vandali in azione nella notte tra martedì e mercoledì in un parco del quartiere di Vismara a Pesaro. Piccoli teppisti che hanno preso di mira arredi, telecamere di videosorveglianza e bidoni. Distrutta anche la casetta dei libri, una mini libreria libera della Onlus Gulliver. La Onlus Gulliver ha 23 free library, piccole librerie nei parchi. La Gulliver offre al comune di Pesaro delle strutture quali panchine, altalene, scivoli. E purtroppo troppo spesso in questi parchi atti vandalici commessi da ragazzi, pensiamo ragazzi, distruggono queste cose, imbrattano scivoli, rompono panchine e l'usanza di divertere, di spaccare proprio le free library è una cosa che è intollerabile. L'ultimo episodio è la sera di Halloween a Pesaro, Vismara, un quartiere tra virgolette tranquillo di Pesaro. L'ennesima filabra divelta, spaccata e buttata a terra. L'abbiamo dovuto portare a riparare, anzi sono stato adesso a vedere di risistemarla, che dobbiamo inaugurare questa iniziativa col Gulliver il 10 di novembre in collaborazione con le scuole, sia Anna Frank che la scuola di Catabrighe. Hanno rotto sempre il quadro della luce, che serve per illuminare la pista polivalente. I bidoni della spazzatura che sono proprio divelti dai petardi che ci hanno buttato, o bombe carta, non so cosa c'erano per fare un danno così. Hanno rotto dei vetri in dei container dove noi teniamo la roba sia del quartiere che altre cose dove facciamo la festa dell'unità e anche altre iniziative. Hanno addirittura portato un palo dell'attraversamento pedonale che qui nell'arco di 100 metri non c'è nessuna segnaletica, non so dove l'abbiano preso. Hanno rotto le telecamere proprio qui sopra dove stiamo adesso facendo l'intervista e io spero che questa volta riescano a, diciamo, fra virgolette, prenderli per poi poterli far pagare i danni anche se sono minorenni tramite i genitori, perché tanto venendo a rompere le telecamere io penso che prima di arrivare queste telecamere stesse li abbiano ripresi. Il quartiere di Vismara non è nuovo a questi vandalismi. Delle incursioni si erano verificate in passato nella sede del quartiere. Claudio Salucci, presidente di quartiere, segnala una carenza di controlli nella zona recentemente attaccata da giovani teppisti. Sono anni che lottiamo per avere un parco migliorativo, un parco che possa essere vissuto da grandi e bambini, ma da grandi e piccoli, però è difficilissimo perché secondo me è anche poco sorvegliato da chi è di competenza, perché io capisco che non c'è solo questo parco qui, però è un parco che è preso di mira perché è in mezzo alle case, ma è anche lontano dalle case perché sono tutti condomini, non ci sono piccole abitazioni e la gente alla notte quando è dentro non vede, non è la casa singola che magari uno esce sul terrazzo, qui non, coperti dagli alberi, ma anche un po' isolato fra virgolette, anche se non sembra, e qui dà adito a queste problematiche. Il servizio viabilità della provincia di Pesaro e Urbino fa sapere che a partire da lunedì 6 novembre inizieranno gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Metauro in località Calcinelli nel comune di Colli al Metauro.
Per consentire i lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. Per evitare la possibilità di incolonnamenti nelle ore di punta, in prossimità dello svincolo di Calcinelli della superstrada E78, si consiglia l'utilizzo degli svincoli alternativi, quali quello di Serrungarina e Lucrezia. La durata dei lavori è fissata per 120 giorni. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per temporali e vento forte nella Regione Marche per il 2 e 3 novembre. Dalla serata di oggi sono attesi temporali di forte intensità nelle zone 1, 2, 3, 4 con maggiore diffusione territoriale nelle zone collinari e montane. Nella prima parte di venerdì 3 novembre i temporali interesseranno tutto il territorio regionale con maggior diffusione nelle zone collinari e montane. Per quanto riguarda il vento, per la giornata di domani, venerdì, sono attesi forti venti sud-occidentali con raffiche fino a tempesta sulle zone collinari e montane e fino a burrasca forte altrove. Intensità del vento in graduale attenuazione dal pomeriggio. E in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, questa mattina al cimitero centrale di Fano è stata depositata una corona d'alloro al cippo dei caduti in guerra ed è stata celebrata una santa messa presieduta dal vescovo Andreozzi. Il Signore la mia salve. È stato il nuovo vescovo Andrea Andreozzi questa mattina a celebrare la santa messa in ricorrenza del 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti. Molti fedeli, cariche civili e militari hanno partecipato all'interno del cimitero urbano di Fano alla celebrazione eucaristica, alla presenza anche del parroco del Duomo, Don Giorgio Giovanelli, e al rettore della Basilica di San Paterniano, Padre Giuliano Viabile. Durante l'omelia, Don Andrea ha ricordato l'importanza di questa giornata per ognuno di noi, una giornata fatta di silenzio, preghiera, meditazione e rispetto. Ma Andreozzi ha richiamato l'attenzione anche sulle guerre e quello che sta accadendo oggigiorno. Il mondo non può essere un grande cimitero, ha detto. In primo luogo va rispettato il silenzio e la gratitudine verso coloro che ci hanno donato la vita, verso coloro che ci hanno fatto del bene e riposano in questo luogo. Quindi approfittiamo di questa giornata per riflettere, per meditare, per raccogliere l'eredità spirituale di tutte le persone che sono qui. Raccogliamo anche il grido, il gemito, la sofferenza di questo tempo, di tante donne, di tanti uomini e soprattutto impegniamoci perché il mondo sia un luogo di vita e non sia un grande cimitero dove si semina ancora morte. Seminiamo germi di bene, seminiamo speranza e rispondiamo con tutte le nostre forze alla missione che ci viene data, quella di costruire la pace, di costruire rapporti significativi tra di noi. Ringraziamo tutte le persone che si sono spese per farci del bene, per farci crescere nella pace, per farci vivere una qualità di vita migliore rispetto alla loro e soprattutto sentiamo forte la richiesta di pace che viene da ogni angolo della terra e cerchiamo di interpretare al meglio la nostra missione. La salvezza è qui. Già dalle prime ore di questa mattina molte persone hanno fatto visita al cimitero per portare il proprio saluto e pensiero ai propri cari scomparsi. A conclusione della celebrazione è stata poi deposta una corona d'alloro nella tomba dei militari caduti nella prima e seconda guerra mondiale. Ed ora passiamo alle vostre segnalazioni con queste foto che ci vengono inviate da un nostro reporter di strada che denuncia la situazione lungo il fiume Metauro a Fano in zona autostrada. A proposito di alluvioni, ha scritto il segnalatore, questo è come si presenta il letto del fiume Metauro da ormai 6 mesi. Ancora nessuna pulizia o intervento da parte di chi ha la responsabilità della manutenzione del corso d'acqua. Venerdì 3 e mercoledì 8 novembre si terranno 2 appuntamenti legati al ciclo di conferenze sul cambiamento climatico, terra e clima. Gli eventi si terranno all'interno della sala di rappresentanza della Fondazione Carifano. Sentiamo. Sono riniziate le conferenze dell'evento Terra e Clima che parla appunto del cambiamento climatico
Già l'anno scorso, da ottobre dell'anno scorso, abbiamo già fatto diverse conferenze toccando diverse tematiche e sono riniziate, abbiamo già avuto un appuntamento e ora ci saranno altri due importanti appuntamenti. Uno il venerdì 3 novembre alle ore 17:30 nella sala di rappresentanza della Fondazione. Avremo con noi il dottor Edoardo Costantini, che è il primo italiano che è stato nominato presidente dell'Unione Internazionale della Scienza del Suolo. Ci parlerà appunto del suolo, che è una tematica importantissima, toccando diversi argomenti, dal consumo del suolo, dalla legislazione sul suolo, insomma saranno diversi gli argomenti, però una voce più autorevole non ci può essere. E poi successivamente, invece per l'8 novembre, ci sarà il professor Grammenos Mastroianni, che invece tratterà l'argomento sempre il cambiamento climatico, però affrontando un aspetto più sociale, perché lui è il presidente dell'Unione Mediterranea. E parlerà appunto di come il cambiamento climatico va a impattare anche sulla migrazione e sulle guerre. E questi sono appunto gli appuntamenti, poi proseguiranno altri appuntamenti fino a giugno del 24, e dove andremo a affrontare tutte le tematiche, perché tanto il cambiamento climatico purtroppo va a toccare qualunque argomento e qualunque tematica, e quindi man mano affronteremo tante tematiche. È aperto a tutti, perché pur affrontando gli argomenti in maniera appunto molto autorevole e molto approfondita, comunque sono sempre trattati in maniera comprensibile e adatta a tutti quanti. Anzi, è proprio il nostro scopo è quello di sensibilizzare, più che altro dare degli strumenti poi per trasformare questa cultura sul cambiamento climatico in azioni concrete sul territorio. Quindi sono aperte a tutti. E giovedì 9 novembre alle ore 17 presso il Circolo Arci Paolini di San Costanzo si terrà l'appuntamento dal titolo Proteggiamoci dalle truffe, l'informazione e la miglior arma di difesa. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il luogotenente Antonio Meduri, comandante della stazione Carabinieri di San Costanzo. Durante l'incontro verranno messe a conoscenza le modalità più diffuse di raggiro, i temi più frequenti per storcere soldi e gli elementi comunicativi che maggiormente devono destare sospetto. Oggigiorno gli anziani e le persone fragili, spiega il primo cittadino Filippo Sorcinelli, rappresentano i destinatari più frequenti alle truffe, ma non solo. Abbiamo ritenuto fondamentale organizzare questo evento dove andremo ad informare i cittadini per dare loro strumenti di prevenzione e di difesa dalle innumerevoli frodi. E nel prossimo servizio, curato da Cristiana Guerra, siamo andati alla scoperta di uno dei 9 castelli del comune di Arcevia, quello di Nidastore, sorto sul suggestivo territorio del comprensorio di Suasa, un luogo ricco di storia e di curiosità. Sorge sull'incantevole territorio che faceva parte del comprensorio della città romana di Suasa. Al suo interno uno splendido castello, le cui mura racchiudono un'antica storia. Quello di Nidastore, o nido degli astori, ossia dei falchi usati per la caccia nel Medioevo. A lato dell'ingresso un giardino dedicato a Monsignor Sgreccia, il cardinale nato e sepolto a Nidastore, molto legato a Fano, poiché ordinato presbitero di una diocesi e successivamente diventato rettore del seminario. Nato nell'XI secolo, numerose sono le testimonianze preistoriche ritrovate sul castello. Fuori dalle mura, la chiesa di Sant'Anna, che conserva i resti di tanti affreschi, e la chiesa parrocchiale di San Sebastiano, che ospita l'importante crocefissione del 1500. Gabriel Nidastore è uno dei 9 castelli di Arcevia. Innanzitutto, che cosa significa Nidastore? Nidastore deriva da nido dell'astore, ovvero il nido di un rapace che veniva usato ai tempi passati per la caccia. È proprio questa forma arroccata di questo piccolo paese castello che prende il nome di Nidastore, proprio perché assomiglia tantissimo al nido dell'astore. Quanti sono gli abitanti di Nidastore e quelli del castello? All'interno del castello, dentro le mura, sono una quindicina. Invece tutta la frazione ha 160 abitanti. D'estate è possibile cenare in piazza e quindi è sempre pieno di turisti. Ad oggi esiste l'istituzione Uomini di Nidastore. Che cos'è? L'istituzione Uomini di Nidastore è ciò che amministra quello che viene da un'eredità del 1400. Praticamente nel 1400 il paese, il castello era governato da un conte, il conte Ranieri.
Si dice, secondo una leggenda, che il conte avesse in uso la prima notte di nozze, ovvero la prima notte di nozze, appena sposate, le spose venivano prelevate dal conte e portate a casa sua. Un certo Cecco di Tocco, un boscaiolo che era prossimo alle nozze, geloso, pochi prima giorni di sposarsi, praticamente uccise il conte. Essendo il conte parente del vescovo di Fossombrone, il vescovo donò tutto quello che era gli averi del conte agli uomini d'arme di Nidastore. Parliamo del 1400, dal 1400 questi beni vengono amministrati e siamo arrivati fino ad oggi. Com'è composta l'istituzione di Nidastore? L'istituzione Uomini di Nidastore è composta da un'assemblea generale a cui fanno parte tutti gli uomini che hanno compiuto 18 anni d'età, sono 5 anni residenti a Nidastore, cittadinanza italiana, e dalle donne vedove o capofamiglia. Nidastore è anche luogo nativo di Monsignor Sgreccia. In questa stanza ci sono parecchie opere collegate a lui. Sì, diciamo che questo è il centro museo dove sono raccolte le testimonianze di Sua Eminenza Cardinale Elio Sgreccia. E tutto quello che vedete qui raccolto è stato raccolto personalmente dal Cardinale e ha creato il museo. E quindi quello che vediamo è una sua opera di fondo, e qui queste testimonianze rendono idea di quello che ha fatto nel corso della sua vita, le tante cose che ha fatto. Alle mie spalle abbiamo il ritratto del Papa e di Sua Eminenza. Tra i due c'era un legame molto particolare, perché quando il Papa è stato ferito, il Cardinale Sgreccia, praticamente all'interno della sala operatoria, ha pregato per tutto il tempo dell'intervento. Fra l'altro, Monsignor Sgreccia è stato insignito anche di una cittadinanza onoraria. Sì, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Arcevia nel 2017, proprio per ricordare tutto quello che ha fatto anche per il Paese. Grande partecipazione per la terza edizione di Bella Storia, che ha visto il quartiere di Sant'Orso animarsi in occasione della festa di Halloween. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio di Stefania Schiaroli. Bella Storia è il titolo dell'iniziativa giunta alla terza edizione che si è svolta nel quartiere di Sant'Orso per festeggiare Halloween, un appuntamento per unire più generazioni e trasmettere un messaggio di spensieratezza. Ricchissimo il programma con un laboratorio manuale, il trucca bimbi, una merenda da paura e un laboratorio stregato, solo per elencarne alcuni, seguiti da tante altre iniziative divertenti e originali, come per esempio la caccia al tesoro e i tour al boschetto della paura. Grande novità dell'anno la proiezione sotto le stelle del film Incanto della Disney. Una giornata emozionante, allegra e tranquilla che ha vissuto Sant'Orso in piena sicurezza. La risposta dei fanesi è stata importante. Tante persone provenienti da varie zone di Fano hanno partecipato divertendosi. Una grande partecipazione non solo del quartiere ma della città. Questa è diventata veramente una storia bella, piacevole, di dolcetto e scherzetto, ma anche con, diciamo, una forte lena di creatività. I bambini sono qui per portarsi a casa degli oggetti, i bambini sono qui per divertirsi con le famiglie. I bambini e i genitori sono qui per creare e non distruggere più quello che in passato fu danneggiato in questo quartiere. C'è un bellissimo presidio anche di tutto quello che è la protezione civile, la polizia locale, il commissariato, sono tutti in movimento proprio per presidiare i varchi di questa bella festa e mantenerli in sicurezza. Per cui veramente siamo fortemente soddisfatti perché c'è un coinvolgimento di tante associazioni che si sono rese disponibili proprio per far giocare, per creare dei laboratori, ma nello stesso tempo anche per restituire il senso di comunità che è alla base della nostra vita. Con Halloween di quest'anno dimostriamo per il terzo anno consecutivo che è possibile cambiare narrazione, lo si può fare rispetto ai fatti spiacevoli accaduti qualche anno fa e lo si può fare mettendo insieme tante associazioni, valorizzando il protagonismo dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie e soprattutto puntando su un elemento fondamentale, l'umorismo, l'ironia. Grazie a questi elementi si può davvero trovare una condivisione e un senso di comunità. Per il terzo anno anche l'Azione Cattolica Parrocchiale con l'oratorio ha voluto prendere parte a questo che è un bel evento, una bella storia del quartiere. Per i bambini, per le famiglie che sono le stesse che frequentano la parrocchia, che è una cosa unica con il quartiere, quindi era difficile non esserci, anzi era impossibile non esserci in questa che è sicuramente una bella storia.
E torna su Fano TV dopo circa 3 anni di assenza Guarda chi c'è, il programma televisivo prodotto dall'agenzia Zarri Comunicazione che da stasera e per tutti i giovedì andrà in onda dopo il telegiornale con ospiti, sorprese e contenuti avvincenti. A condurlo Maria Elena Del Bianco. Dopo 3 anni di stop, ritorna una delle trasmissioni più seguite dal pubblico. Sì, riprendiamo il nostro format televisivo Guarda chi c'è, in onda su Fano TV, dopo il TG, tutti i giovedì sera, poi ci saranno altre repliche. E per gli orari delle repliche potete visitare il sito www.guardachicè.tv o visitare i social network su Facebook e Instagram. Tra poco partiamo con il primo ospite della puntata e il format ci accompagnerà fino ad aprile. Tutti i giovedì sera ci sarà un ospite diverso. Guarda chi c'è questa sera con me. E vi annuncio che il prossimo ospite è di Primo Cittadino, che torna lunedì sera 6 novembre in diretta dalle ore 19, sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Per intervenire in diretta, come sempre, è possibile chiamare allo 0721 86 14 33 oppure inviare un breve messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. Chiudiamo qui il nostro telegiornale, tra poco le previsioni del tempo e a seguire trasmetteremo la prima puntata della 15ª stagione di Guarda chi c'è e poi 2 speciali, il primo sulla 58ª fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna e il secondo sulla presentazione dell'itinerario archeologico di Confcommercio Marche Nord. Grazie per aver scelto l'informazione locale di Fano TV, vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19.